Allora, oggi voglio fare un video diverso dai miei soliti video haul e beauty. Ultimamente mi sto divertendo, no? A fare qualche video tag un po' divertente. E questo qui è il video tag, ma come mi truccavo? Ora, ci vuole un bel po' di coraggio per iniziare questo video perché davvero ci sono delle foto molto imbarazzanti di me al liceo, dove tra l'altro io ricordo che mi sentivo così figa, cioè ricordo che all'epoca tutti mi dicevano ma come ti trucchi bene, sapete, no, queste cose così, ma adesso se mi vado a rivedere quelle foto davvero rabbrividisco. Intanto il video io l'ho rubato ad Lady, ho preso ispirazione dal suo video, non mi truccherò come mi truccavo al liceo, però vi farò vedere le foto, che forse è molto più imbarazzante. Sarebbe stato meglio fare un tutorial, ecco, avrei salvaguardato un po' di reputazione, di dignità, non lo so. Allora, mi sono scaricata 8 foto, sì, sono 8, non so dal quale voglio partire prima, però vabbè. Questa qui in pratica è stato un make up che io ho fatto, tanto ero tipo al terzo liceo, quindi ad oggi le ragazze al terzo liceo davvero si truccano, che io proprio spostati, nonostante il mio sia un lavoro, però spostati proprio, veramente sono anche molto più brave di me, però ecco, saranno che quelli erano davvero altri anni, ora non è che io sia vecchia, però comunque adesso col web davvero tutte le ragazzine sanno truccarsi a differenza nostra. Ma io in pratica ho preso ispirazione, questo fu il mio primo video che ho visto su YouTube e lo vidi da Alice, e che poi in realtà ho fatto tutt'altro, però andai a vedere il video di Halloween, quindi questa è la foto che risale ad Halloween. Adesso vi metterò qui una foto, la foto che io sto guardando. E niente, da dove vogliamo iniziare? Intanto quelli erano effetti speciali per me. Non tracciavo le liner qui perché non la sapevo fare sostanzialmente. Ho fatto quella mini ragnatela perché così volevo fare la strega, io poi misi anche il cappello. Le sopracciglia non ne parliamo proprio perché io non le ho mai ridisegnate. E le labbra, in realtà le labbra proprio in questa foto non sono male, quindi devo dire la verità, se la vado a riguardare sì, mi faccio orrore, però non quanto quelle che verranno dopo. La seconda, cioè a parte già l'outfit, che perché il cerchietto nei capelli, il cerchietto così, mamma mia che cosa brutta, col ciuffo avanti, no vabbè. Allora, il fondotinta, sì, credo che ci sia il fondotinta, non ne sono sicura. Matita nera dentro l'occhio l'ho sempre messa perché ho gli occhi a palla, quindi ne ho sempre avuto bisogno. E in realtà qui non ho il blush, potrebbe sembrare, però non ho il blush, io non l'ho mai messo. Però appunto il calore a me fa fare le guanciotte così rosse. Abbiamo in esistenza di rossetto, perché comunque questa foto è stata scattata a scuola, mascara e tanto ombretto grigio brillantinato, solo sulla palpebra mobile, quindi orrore, passiamo presto, a che è meglio. Ecco, potevo farmi i fatti miei, qui avevo forse 17 anni, reputazione ciao. Allora, qui ero proprio nel culmine di YouTube, forse facevo addirittura video da 1 o 2 anni, quindi qui ero proprio brava, vedevo tutti i video di Clio Makeup, no? Che si faceva questi trucchi col viola ed io poi abbinavo sempre il trucco come mi vestivo, adesso mai, non lo faccio quasi mai. E niente, allora, intanto c'ho, non so se ho il fondotinta perché è estate, e quindi non lo so, solo che io purtroppo usavo tutti i filtri tipo di, non lo so, il filtro bellezza, già esistevano quelle applicazioni che vi modificavano malissimo le foto, quindi effettivamente le ho sempre un po' modificate. Allora, sopracciglia anche qui non le ho mai fatte, io davvero ho scoperto le sopracciglia pochi anni fa, cioè due, se non due qualcosa, quindi non me le cagavo mai le sopracciglia. Abbiamo questo ombretto, questo viola lilla che mi fa rabbrividire solo a guardarlo, e questo sicuramente l'avevo trovato nelle palette della Pupa che mi regalavano, tipo le Pup Art, come si chiamano, le Matrioska, no? Chi non ha avuto qualche palette Pupa nella sua collezione. E abbiamo un ombretto bianco brillantinato che qui su tutta, su metà palpebra, appunto questa sorta di sfumatura con la lilla, viola, non so che colore è.
Eyeliner qui iniziavo a mettermelo, tanto mascara, questo rossetto satinato sulle labbra che, oh mio Dio, ma perché? Perché erano legali i rossetti metallizzati satinati sulle labbra? Perché? E niente, capelli gonfi perché a me è sempre gonfi, non potevo passare la piastra d'estate. E passiamo appresso. Anche qui davo il meglio di me, ragazze. Cioè, io mi lamento se tipo vedo le ragazze pure dove lavorano, che guardano degli ombretti assurdi, però io ero la prima che usavo tutti gli ombretti coloranti. Ora, intanto la posa, vabbè, perché dal basso non lo so, quindi già questo è proprio... ho perso tutta la mia dignità. Però abbiamo sopracciglia, ribadisco, manco a pagarle. Cioè, guardate la differenza, mio Dio. E ombretto azzurro su tutta la palpebra. Mini pseudo eyeliner fatta sempre con la matita, perché non avevo né l'eyeliner in gel né quello liquido, non sapevo metterla, e l'eyeliner in gel non esisteva nemmeno all'epoca, o almeno esisteva ma costava troppo per me, quindi non potevo permettermelo. E appunto matita che poi si fermava tipo nemmeno a punta, si fermava proprio così e basta, la mettevo e si fermava appunto. Sempre come al solito matita dentro, e mascara, quello non è mai mancato, lip gloss e basta, sostanzialmente questo era. Anche qui era estate, quindi niente fondotinta. Questa qui, che tra l'altro sto con una persona però cerco di non farvela vedere, qui ero 17enne, sì, perché era il compleanno 18enne di mia cugina, che è un anno in più a me, quindi ero 17enne, questo è poco ma sicuro. Allora, cosa abbiamo? Ombretto oro fin sotto al sopracciglio, perché io no, cioè io sono andata a 18 anni così, poi mi lamentavo che non rimorchiavo, ma come potevo rimorchiare conciata così, come potevo? Oh mio Dio, ancora semi matita nera però applicata solo da metà occhio e poi dentro l'occhio. Qui non so se avevo il fondotinta perché era un compleanno a 18 anni, però comunque era i miei cugini fanno il compleanno il 2 settembre, quindi era ancora estate e probabilmente non c'ho il fondotinta, però matita nera dentro l'occhio sempre. E rossetto, non lo so se è un rosino, non lo so. Però non so se guardare di più quelle sopracciglia che mi fanno rabbrividire o l'ombretto fisso dal sopracciglio. Qui io pubblicavo solo le foto degli occhi perché me ne vantavo, quindi io avevo l'album su Facebook, il mio make up, ed ero felicissima di questo make up, a parte che vabbè, perché lo sto facendo? E mi chiedo ancora perché ho deciso di girare questo video. Comunque, cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Sopracciglia, manco a pagarle nuovamente. E forse qui quando avevo scoperto l'utilizzo dello scotch, quindi vedo una sorta di sfumatura netta, e ombretto verde che mi fa rabbrividire, eyeliner blu, matita nera, mascara e no, perché no. Con questo trucco invece io ho vinto un concorso, sì, bene sì, ho vinto un concorso, santa quella Carmi che me l'ha fatto vincere, ancora adesso siamo in contatto però, e niente, all'epoca ero così fiera di questo trucco perché in pratica feci mezza faccia, in questa io dovevo rappresentare un cupcake. E niente, ero così fiera di questo make-up, però sono sincera che tra tutti i partecipanti davvero ho più o meno meritato la vittoria, insomma, perché per i make-up che si facevano all'epoca ero stata brava. E cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Sfumatura rosa, ombretto giallo, che di per sé è un make-up che ho riprodotto anche ultimamente. Eyeliner sempre stoppato, fatto con la matita perché non avevo altro, matita nera dentro, e tra l'altro qui ci sono, non si vedono, però ci sono degli rigori fatti col tipo la matita lilla metallizzata di Kiko, di quelle lì che costavano 2,50€, non me lo posso mai dimenticare, le ho tipo buttate da poco, ce le avevo ancora ma ho buttato tutto. Io la comprai azzurra e lilla metallizzata.
Ora, non so se arrabbiarmi con Kiko perché ha creato una matita azzurra e una matita lilla metallizzata, o con me che le ho comprate, però vabbè, lasciamo stare. Poi, siccome era per un concorso, un solo elabro del gloss sul quale ho attaccato dei brillantini, perché chiaramente non avevo la colla per ciglia finte, quindi le ho attaccate col gloss. E niente, io vi dico, se tutto sommato mi vedete in una posizione diversa, però ha deciso di suicidarsi anche la Reflex dopo avermi vista in quelle condizioni. Allora, in realtà era rimasta un'ultima foto e qui, anche qui ne andavo davvero molto fiera. Infatti è un close up di questo make up. Un close up proprio perché era talmente bello che quindi andava fotografato solo l'occhio. Intanto close up fatto col telefono, quindi già qui la qualità. Sopracciglia, che ve lo dico a fa, già sapete tutto a cantilena. E niente, qui abbiamo una sorta di smokey eye. Qua avevo forse già la Naked Basic, perché è tutto matte. Per fortuna ho scoperto il matte, sia santificato non lo so chi, però mi ha fatto scoprire il matte. Meno male, perché usavo quei colori metallizzati super shimmer, che perché no? Comunque abbiamo una sorta di smokey sul marroncino tortora molto freddo, con un po' di bianco oppure beige super chiaro sotto l'arcata e il condotto lacrimale, quindi ancora qui ci siamo. Eyeliner qui già la sapevo tracciare, cioè ero proprio brava con l'eyeliner, o almeno mi reputavo brava, e quindi sì, c'è questo eyeliner che però parte sempre da mezzo occhio, e madonna, è una vita che non faccio partire l'eyeliner da mezzo occhio. E matita all'interno dell'occhio, qui avevo fatto la figa perché avevo anche tracciato un'altra lineetta da qui, e poi al centro ci avevo messo un eyeliner oro glitterato. Quindi all'epoca non potete capire quanto mi piaceva sto make up, proprio perché altrimenti il close up non ce lo facevo. E niente, quindi questo era l'ultimo make up che vi propongo. Spero che voi siate molto caritatevoli con me e con queste foto. Non bombardatemi di commenti cattivi, anche se li merito, ci avete ragione. Cioè, ma come mi truccavo? Voi invece fatemi sapere voi come vi truccavate da piccoli. O almeno se siete già piccole, non lo so, alle medie, come vi truccavate, oppure appunto se siete miei coetanei o ancora più grandi, fatemi sapere come vi truccavate al liceo / medie. Io alle medie non mi truccavo per niente, mettevo solo la matita nera all'interno, perché in realtà i miei non mi davano la possibilità di truccarmi, e anzi, quando mettevo la matita nera alle medie mi rubai o comprai di nascosta la matita nera, pensate, manco stessi a fumare, me la mettevo quando stavo a scuola e me la toglievo prima di col fazzoletto, prima di tornare a casa, perché mia mamma non voleva, quindi immaginate, questo tutto ciò fino alle medie. Erano altri tempi quelli. Intanto, prima di terminare il video, dovevo salutare una ragazza che me l'ha richiesto. Devo salutare Manu 1234, un bacio dolcezza. Devo anche salutare Jovi Kawaii, che in realtà è mia sorella, però dice che vuole essere salutata pure lei, quindi Jovi Kawaii, andate a vedere il suo canale. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, di lasciare tanti pollici in su, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!